Ho conosciuto un tale un poco lento, che nonostante tutto era un tale di talento, che aveva del talento, non ci credeva nessuno. Per dimostrare il suo talento, il tale è andato a Talentuno. Se anche tu sei un tale di talento, vieni a Talentuno. Se anche tu sei un tale di talento, vieni a Talentuno. Se anche tu sei un tale di talento, vieni a Talentuno. E allora il primo che vi proponiamo è della categoria cinema e televisione, primo classificato da voi votato. È un genio. A noi questo ci piace, se ci piace, ci piace. È lo Spielberg della Romagna, attenzione. Attenzione. Si chiama Montellic. Montellic è lo pseudonimo che usa. Guarda, vediamo come parte. Con i sottotitoli in inglese. È Little Love for Me Too. Sì, Little Love for Me Too. Bella la mutanda anche. Il titolo è Il piatto piange, eh? Attenzione. Perché piange? Ma? Perché ci sono le cipolle. Sì. Nel tempo in maniera un po' approssimativa, eh? Anche in go. La conta. Attenzione, prende e inizia a tagliare. Ed eccoci. Questo è l'espediente che ha escogitato per... per commuoversi. Ci commuoviamo tutti in casa tua. Ciccio, Ciccio, perché Ciccio? Comunque, cioè, deve venirti l'idea, perché questo, questo è geniale. Questo è fuori vero, eh. Com'è? I wanna know. Eh? Chi c'è? A chi? Tu who? A chi? Stai all'orecchio, ragazzo, eh. Stai all'orecchio. Formazione professionale. A chi? Sulla chi, ovviamente. Ah, ecco. Tu. In the mix. Mazza, proprio tradotto pari pari. Ammazza. Oh. Si sta iniziando a commuovere. Ammazza. Applauso, scena aperta. Applauso. Signore e signori, tra poco il programma punta, il programma bandiera della nostra rete ammiraglia, signore e signori. C'è Talentuno, però... Alle Montellic, di cui vediamo questa settimana al primo posto, Eros. Vai. Il playboy. Impazzire. Poi come lo interpreta? No, lui è proprio bravo, eh. Io sono Eros, faccio il conduttore di mezzi pubblici. I am a driver of public bus. Guido l'autobus. Faccio il turno anche di notte, perché a me di dormire non me ne frega niente. No meta. O lavoro la notte o vado a vivere. Ecco, qua non c'è il sottotitolo, però... Beh, ma si capisce uguale, è il linguaggio internazionale, body language, Ciccio. Sì. Altro che film, so io cosa ci vorrebbe a te. Abbiamo finito, bisogna che vada via. Cos'è il colpo di scena? Chiama? Stasera c'è un turno di 8 ore con una tedesca di 23 anni. Da ieri che faccio riposare il mostro. Hai capito? Questo non è un selezionato, è il primo in classifica, l'avete votato voi, potete votare voi, vi ricordo, su www.talentuno.it e dici chi è Montellic, noi lo sappiamo ormai bene. Sì, è Francesco Montelli, pittore e scultore della Ravennate, che evidentemente... Ravennate. Allora, qua c'è un genio vero, l'abbiamo adottato, l'abbiamo amato, l'abbiamo voluto e oggi finalmente ci manda un altro video veramente ad alto livello. Sei pronto? Sì. Questo è lui, eh? Non è lui. Però guarda le scene, ti ricordi i Psycho? Le inquadrature sono uguali, la tendina. Un cineasta. Oddio. Yes! La bolletta del gas. Lici. Yeah.
Immemoriale! E poi alla fine un gol, come si dice? Un pignoramento generale! Il quindicesimo per l'esattezza! Talento vero, come sempre, geniale, surreale, fedele nella riproduzione, perché ce n'è anche un altro, il cacciatore, che lui chiama in maniera diversa, che è spettacolare, era Montellic. Chi è? Dicelo per l'ennesima volta, chi Montellic è questo nostro ormai amico. Montellic è Francesco Montelli, pittore e scultore ravennate, bravissimo. Adesso abbiamo un video un po'... sono un po' terrorizzata, però... Conosciuto quanto, tale, vai, via, via. Un tale un po' attento, nonostante tutto era un tale di talento, che aveva del talento, non ci credeva nessuno. Per dimostrare il suo talento, il tale è andato a Talentuno. Se anche tu sei un tale di talento, vieni a Talentuno. Se anche tu sei un tale di talento, vieni a Talentuno. Se anche tu sei un tale di talento, vieni a Talentuno. Se anche tu sei un tale di talento, vieni a Talentuno. Se anche tu sei un tale di talento, presunto tale, vieni a Talentuno. Signore e signori, Talentuno! La settimana abbiamo fatto vedere un genio, ti ricordi Cipolle, lacrime, tu avevi pianto, Ciccio? Assolutamente. Si chiamava il piatto piange, infatti, lui è un genio, si chiama Montellic, Montellic, Montellic. Ne ha mandati un sacco ed è il secondo classificato. Vediamo questo film porno. Si chiama così, Ciccio, non guardarmi. Così, sì, proprio... Fai pure, eh? Film porno. Si chiama così, Ciccio. Non si mai pensato. Psh, conto di crash. Questo è Montellic, no? E poi ci sono questi sottotitoli. Fantastico. Il romagnolo sottotitolato. È molto bello. Sì, è carina, carina. Sempre so che lei non è mica il tipo, sai, che fa questa roba qua. Non è il tipo che lo fa. No, scherzo. Non si fa sbattere, dai, non si fa sbattere, si fa pure sbattere. Franco, fammi venire un attimo. Sì, lo subito. Dimmi. È vero quello che avevo sentito? Cosa? È che devi fare un film porno. Allora, vi ricordo che noi in puntata, per motivi tecnici, non possiamo far vedere il video per tutta l'estensione, non perché è porno, verità, non lo fanno vedere, perché... però nel sito www.talentuno.it potete vedere il video per esteso, quindi vi consiglio di andarlo a vedere, perché questo, oltre a essere... Sai perché è il più cliccato? Anch'io l'ho fatto, visto film porno. Hai visto porno, subito andate lì a cliccare. A parte quel sorriso molto... Questo era poi... il secondo classificato per la categoria cinema e televisione. Buonasera a tutti e benvenuti dall'auditorium di Radio Italia, amici di Italia 1, amici di Talent 1. Ho conosciuto un tale un poco lento, che nonostante tutto era un tale di talento, che aveva del talento, non ci credeva nessuno. Per dimostrare il suo talento, il tale è andato a Talent 1. Se anche tu sei un tale di talento, vieni a Talent 1. Se anche tu sei un tale di talento, vieni a Talent 1. Un tale di talento, vieni a Talentuno. Se anche tu sei un tale di talento, vieni a Talentuno. Se anche tu sei un tale di talento, vieni a Talentuno. E con questo inno, se anche tu sei un tale di talento, vieni a Talentuno. Noi siamo riusciti a durare qualche mese. Questa fantastica serata, non potevo stare solo. Ho chiamato un amico, Ciccio Valenti. Buonasera. Buonanotte. Visto che è una trasmissione di video, sì, vogliamo partire veramente video? Con la ciccia del tu programma. Tu sei qui con me? Alla nostra notte dei talenti. Oh, c'è una roba adesso, Ciccio. Siamo un premio critica che a noi sta molto a cuore. Sì. Appunto. Allora, è qua che devo parlare? Sì, sì, prego, se vuole andare anche più avanti. Io sono Eros, faccio il conduttore di mezzi pubblici, guido l'autobus, faccio il turno anche di notte perché a me di dormire non me ne frega niente, o lavoro la notte o vado a vivere.
Com'è che state facendo un film? Un veglione? Veglione, sì, un veglione. So io che tipo di veglione mi ci vorrebbe a voi. Abbiamo finito, io bisogna che vada. Sì, eh? Stato bello. Grazie, grazie a lei per essere venuto. Ti ho visto l'altro giorno sull'autobus. Sì. Con quella rossa. Sì. Ah, sì, sì. Com'è sì, andata? Hai stanziato? Non ho stanziato, mi dispiace. Ma no, perché... se ti vestivi così. Il vestito è molto importante, so. Il vestito. Cioè, il vestiario, le donne ci guardano queste cose qui. Sì. Non è che non contano niente. È molto importante come ti presenti. Sì. Faccio un esempio. Vai. Te vai in giro con un paio di scarpe vecchie perché dici sto comodo. Te starei anche comodo, ma le scarpe vecchie sì. Non vanno bene. Eh no. Hai capito il paragone? Ho capito, ho capito. Io sento prego, che quello che devo dire l'ho detto. Perché bisogna che vada via. Io sono Eros. Non dico che non bisogna avere la donna fissa, perché ce l'ho anch'io. Ce l'ha anche lui la donna fissa. Però non bisogna abituarci. Bravo. Questa è... bisogna cambiare l'acqua al pesce. Perché se no è la morte dell'Eros. È la morte dell'Eros. Devo andare. Deve andare? Devo andare. La ringrazio, è stato molto gentile. Signori e signori, si chiama Montelic. Allora fategli veramente un applauso, perché lui in assoluto uno dei più prolifici, ci ha mandato una serie di video veramente belli. Chi non li avesse visti, vada a vederli per esteso nel sito, perché c'è comunque dell'arte, della cultura. Ci vuole un po' a seguire i suoi processi mentali. Sì, cioè, non è sono, facile, i processi però... mentali sono sofisticati, ma noi però ci piacciono. Perché è abbastanza, direi, geniale. Fa anche il pittore, tra l'altro. Tra l'altro è anche pittore, scultore, anche pittore, un artista tutto tondo. Un artista tutto tondo, tu sei tutto tondo, punto. Senza l'artista. La prima del 2008... Chissà che porti buono. Non mi sai, allora, Tommy, sai Tommy, pensavo che eri un po' stronzo, invece mi sei piaciuto molto. Cioè, non lo so se... No, te lo giuro. Non sei sentito, ti prego, dillo. Pensavo fosse un po' stronzo, invece mi è piaciuto molto. Hai capito? Molto. Hai capito? E invece Ciccio? Ciccio è sub giudice. È sub giudice. È da valutare. No, dobbiamo premiarti, dobbiamo premiarti. Allora, a premiarti Enrico De Angelini, giusto, direttore casting di Mediaset. Cioè, sì. Please welcome, sei già qui, scusami. E la motivazione la legge la mia assistente? Con immenso piacere, Tommy. Immenso piacere. Per la capacità di esprimere tutte le sfaccettature nei differenti ruoli, per gli efficaci sviluppi narrativi e per l'uso ironico di un linguaggio diretto. Beh, insomma. Sembrava vero. Sei contento? Sono molto bravo, contento. Bravo, contento. 22 anni, una bella soddisfazione. Complimenti, grazie mille. Grazie mille. Grazie. Grazie. Allora, signori e signori...